Ora parliamo di appuntamenti, iniziamo a parlarvi di un concerto speciale, intanto è un concerto che si terrà la mattina, solitamente i concerti si svolgono la sera, in serato no, o nel tardo pomeriggio, invece domani si terrà un concerto davvero particolare a Vibonati eh, presso Casale Il Sughero, e noi abbiamo qui il titolare, Amedeo Trezza, un concerto di mattina. Perché? Concerto di mattina eh, perché ritorna dopo due anni il maestro Grigolo che è stato protagonista nell'ultima serata dell'edizione del Villalmare del Film Festival del 2012 con il Coro dei Corni, un lavoro che è stato fatto durante tutto il corso del 2012. Insieme a Pasquale Persico, in collaborazione con noi all'interno delle attività di Ateneo Nomade Triangolare, che ha sede a Casale del Sugero, un contenitore culturale eh, che lavora sul territorio dal punto di vista artistico e non solo, diciamo multidisciplinare. Grigolo all'epoca scoprì il Cilento e incominciamo a lavorare insieme per tentare un approccio di decodifica del territorio attraverso la musica, quindi attraverso l'arte in generale. Dopo due anni eh, all'interno, questa volta, eh, di un altro contenitore, che è quello di eh, Fronteras Musicales Abiertas, un'organizzazione internazionale di cooperazione internazionale artistica eh, che, che eh, lavora su bambini che abitano nei vari sud del mondo, ehm, si è riuscito a far, Italia, a far venire in Italia per una settimana quasi ben 28 giovani musicisti sudamericani. Guarani, dell'etnia guarani. Quindi alcuni sono argentini, altri sono paraguayani. Sono 27: sono, 20, gli sono 27 più giovani. Ehm, ce n'è qualcun altro più grandicello che non, che non è venuto. Sono una trentina, poco più di 30, e hanno fondato un'orchestra diretta dal maestro Grigolo eh, che si chiama Orchestra de Misiones Guarani, che vuol dire poi. Orchestra eh, di, dei guarani, del popolo dei guarani, da voce ai guarani. I guarani sono un'etnia che eh, purtroppo vive eh, a cavallo di tre nazioni, del Brasile, l'Argentina e il Paraguay, divisa eh, purtroppo da interessi statali che tengono poco conto invece dell'appartenenza della, dell di questo popolo al territorio e, e vivono in condizioni purtroppo spesso disagiate. La musica è un occas può essere un'occasione di riscatto. Quindi dal Sud America sono venuti in Italia, prima a Roma, poi hanno avuto importanti appuntamenti a Napoli eh, e adesso stanno qui in Cilento, vengono qui per qualche giorno, eh, fanno, eh, hanno il loro quartier generale a Torre Orsaia e stanno eh, mettendo in campo una serie di laboratori formativi sul territorio basati sulla musica, su performance musicali, uno di questi si terrà domani mattina presso di noi. Ecco, ehm, il repertorio che proporranno quale sarà? Sarà, eh, è a sorpresa perché il maestro Grigolo non ce l'ha detto. Sicuramente qualcosa che ha a che fare con musiche della loro terra, ma eh, sarà comunque musica colta, diciamo, mm. musica classica, musica colta. Sarà un concerto per le isole della Sicilia, per la Sicilia. Eh, C'è una forte valenza concettuale dell'iniziativa dell perché dalla terrazza di Casa del Suoro come un po' da tutte le colline del basso cilento del corso di Poligastro si vedono le isole delle Olie e a volte anche l'Etna e ci interrogheremo sui confini del parco e sui confini della città del parco quindi di questo... Di questo Grosso tema della città del parco che il professore Persico ha portato avanti in questi anni e che continua a portare avanti attraverso di noi, attraverso i vari laboratori del quarto paesaggio, un po' eh, esplosi sul territorio del, del Cilento, di cui Casale Zucchero ne fa parte e collabora attraverso il contenitore di Ateneo Nomade Triangolare. Allora, quindi il concerto abbiamo detto che la, eh, si terrà la mattina, ma da che ora a che ora? Allora, è previsto l'arrivo di questi giovani musicisti intorno alle dieci e mezza, quindi mm -hmm. dalle 11 a mezzogiorno e mezza, l'una, mm -hmm. si terrà questa performance. Eh, sul terrazzo, dicevamo, di Casale Il Sughero, ma dove si tiene? Come si, eh, come si raggiunge? Eh, Contrada Santa Lucia, nei pressi della Pineta di Santa Lucia. Quindi davvero eh. un posto suggestivo, ci sono le indicazioni. Per... Ci sono, ci sono le indicazioni, siete tutti invitati per, questa, per è questo gratuito, bel evento, ovviamente. assolutamente. E' sì. da dire che eh, da questo casale si vede un panorama fantastico, e d'altronde, ci cioè, ho appena detto a me, è possibile ammirare le, le olie, quindi per cui si ha la possibilità di ascoltare la musica in mezzo alla natura. E a proposito certo. di natura, chiudiamo questa parentesi e dopo aver ricordato questo appuntamento, diciamo che, il, ehm, che lei è anche l'autore di un importante progetto che mh, porta la gente lungo dei sentieri antichi attraverso Agostino se non ricordo male sì, questo sì, asinello sì. che fa un po' da cicerone infatti ecco, come... il nostro Asinello Agostino che è stato eh, nominato il primo docente dell'organico della Teneonomade sempre mantenendo questo mood diciamo un po' provocatorio però anche molto molto eh, particolare, nel senso che lui, eh, come altri attori della Nomade, possono dirci qualcosa del nostro territorio, possono eh, darci una chiave di interpretazione eh, per tante questioni che ci affliggono e che in realtà invece possono avere delle, delle spiegazioni eh, più semplici, più a portata di mano, più immediate, mm. che possono essere però me rese mh, mediate, rese di facile accessibilità attraverso i linguaggi dell'arte. Dell in questo caso quello della musica, o anche quelli dell'attraversamento dei territori antichi in compagnia sua o anche a piedi attraverso sentieri che stiamo cercando faticosamente di recuperare, come il sentiero delle sugere che porta fino a Santa Marina, e altri sentieri che ripercorrono e battono le antiche vie di transito dei paesi, nel nostro caso dei paesi interni del Golfo di Policastro. Bene, complimenti per questo lavoro che portate avanti. Eh, ora ci separiamo, diamo spazio ai nostri sponsor e poi torneremo ad indicarvi altri appuntamenti per queste feste di Natale.